Dal Teatro Manzoni di Milano, il nostro buonasera e il nostro benvenuto a Laura Curino. E beh, benvenuti a voi e a tutti quelli che stanno guardando. Allora, questa è una storia realmente accaduta, ma i fatti sono andati esattamente come racconta lo spettacolo o c'è un po' di fioritura laterale? No, i fatti sono questi, anche perché le signore originarie del calendario sono molto precise, molto agguerrite, non avrebbero approvato né la sceneggiatura del film che precede il testo dello spettacolo, né il testo dello spettacolo e né il musical che credo in gennaio è andato in scena a Londra. I fatti sono questi, sono forse più complessi di questi, perché nel poco tempo di uno spettacolo molte cose sono sintetizzate. Ma sono veri, non c'è romanzo, è già abbastanza paradossale la storia, che in sé è paradossale. Sì. Perché l'improvvisa e inaspettata fama che arriva, sembra quasi piovuta dal cielo, mette così a dura prova le vite dei personaggi, delle protagoniste? Ma bisogna capire che queste sono signore normalissime che vivono non in una grande città, vivono, e neanche in una piccola città di provincia, vivono in un paesino dello Yorkshire. Pecore, campi, una vita molto semplice, molto anche monotona, controllata, monotona, ma con un controllo reciproco molto alto, si sa tutto di tutti, il loro gesto è dirompente e ha delle conseguenze tali che le tiene lontane dalle famiglie, dalla quotidianità, dalla loro vita reale per molto tempo, perché le signore gireranno prima per tutta la Gran Bretagna, ma poi saranno tournée in America, in Canada, in Australia, in tutto il mondo anglosassone. Infatti alcune di loro a un certo punto hanno detto basta e si sono fermate perché volevano tornare alla loro quotidianità. Insomma, il successo è stato un successo grande, ha raccolto anche tanta solidarietà sul tema forte che è la lotta per la leucemia, sì. Ma ad un certo punto hanno deciso che non volevano farsi bere la vita e diventare professioniste dello spettacolo. Sì. Ci vuole raccontare un po' del suo personaggio senza svelare troppo? Ma è facile perché Annie si disegna già nei primissimi minuti dello spettacolo. Annie è amica di Chris. Chris è un po' la capopopolo che è interpretata qui da Angela Finocchiaro, di tutte le amiche. C'è sempre quella che traina, quella che ha le idee un po' più pazze, un po' più comunicativa, simpatica. E come spesso accade, persone come queste hanno come migliori amiche delle persone molto tranquille, molto calme, che riequilibrano un po' la loro intemperanza e irruenza. Annie ha un marito adorato, non solo da lei, ma da tutto il gruppo. È uno di quegli uomini che sanno stare con le donne, che sanno sempre ascoltare, dire la cosa giusta, divertire. È una persona molto simpatica che si ammala di leucemia. Quando John viene a mancare, a Annie viene a mancare tutto l'universo. E Chris le è vicina, ma questa storia, questa perdita, le fa sembrare in fondo ininfluente qualsiasi altra convenzione sociale, qualsiasi altro problema, così che quando arriverà la proposta scioccante di Chris per comprare un divano nuovo all'ospedale, il divano dove hanno aspettato John, il marito di Annie, per tanto tempo, durante le cure e anche durante gli ultimi giorni, tutto sfondato, e Chris ha questa idea incredibile di questo calendario, Annie imprevedibilmente, per una persona così, lo fa perché quando la vita ti coglie in momenti così duri e difficili, quello che ti importa è arrivare ad un obiettivo semplice come quello di comprare
un divano nuovo, poi sappiamo che comprarono in prima battuta un'ala nuova dell'ospedale. Il paragone è inevitabile, è inevitabile come la domanda. Quanto c'è di Calendar Girls in Full Monty e quanto c'è di Full Monty in Calendar Girls? C'è quella capacità di toccare il fondo e poi darsi una spinta con una senso di una rivendicazione, non so come dire, alla gioia di vivere, una rivendicazione alla gioia di vivere e al risultato, all'obiettivo. I signori di Full Monty devono mantenere le loro famiglie, devono lavorare, e lo vogliono fare ad ogni costo, e il gesto assurdo di questo gioco, lo striptease, diventa anche un gesto in cui si riconciliano col mondo. Perché perdere un lavoro vuol dire perdere la propria identità. Perenni, come avviene a tante coppie che stanno molto bene insieme da molti anni, la perdita di John è una perdita di identità. Certo. Quindi credo che si possano proprio avvicinare questi due momenti. È un tema tipicamente anglosassone, peraltro, no? Non lo so, in questo caso sì. Certo che siamo sempre stati abituati anche dai vecchi film a vedere gli inglesi che si risollevano nei modi più incredibili. Siamo in chiusura, non mi resta che chiederle di invitare il pubblico milanese a venire a vedere Calendar Girls. Ah sì, il pubblico milanese ci è stato veramente vicino l'anno scorso, quando insomma erano le prime battute della tournée, di cui abbiamo preso forza ed energia. Anche a chi l'ha già visto, però mi sento di dire una cosa: se tornate troverete delle grandi novità. Abbiamo fatto molto altro, perché questo è uno spettacolo che continuiamo a provare ogni volta. Adesso ad esempio a Firenze, dove siamo dal 2 al 5 di nuovo, rimetteremo alcune cose in prova, siamo tante, venite a trovarci, sarà una serata bella e anche di senso, anche sensata, giocosa, divertente. Ci piace stare al Manzoni, ci piace stare a Milano. Fino al 26 febbraio. Fino al 26 febbraio.